Attaccatevi ai vivi, signori, oggi che siete in chiesa per il mio funerale. Dimostrate il vostro amore per coloro che amate mentre sono ancora con voi, in questa vita e sotto questa forma. Oggi la chiesa è piena, siete in tanti qui per me, ma io ho vissuto la mia malattia per lo più immerso nella sofferenza della solitudine, la sofferenza più grande che nessun farmaco può curare. Sì, avrei preferito una chiesa vuota oggi e avervi incontrati per un'ora nella mia stanza a parlare con me quando ancora ero in vita. Il suo ultimo messaggio ha deciso di affidarlo ai suoi amici più cari. Oggi è il giorno dell'addio a Walter De Benedetto, l'aretino diventato simbolo della battaglia per la coltivazione domestica della cannabis a scopo terapeutico. I funerali celebrati da Don Alvaro nella chiesa di Olmo. Walter sarà sepolto, come aveva chiesto, vestito da Piero la maschera innamorata della luna. Presente anche la ministra per le politiche giovanili, Fabiana Dadone. Era stata proprio lei nel novembre scorso ad invitare De Benedetto a Genova alla questa conferenza nazionale sulle dipendenze. Ma verrà portata avanti la sua battaglia? Assolutamente, mi sembra il minimo. Ad Arezzo anche Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni e l'associazione Meglio Legale. Credo che sia importante ricordare il fatto che un uomo quasi paralizzato è stato più forte e capace di muovere le persone di tanti di noi che abbiamo una vita apparentemente normale. Suo ultimo appello proprio alcune settimane fa al presidente Fico, alla ministra Dadone, al presidente Perantoni erano per far approvare in commissione giustizia il disegno di legge che decriminalizza 4 piante di cannabis in casa. È una piccola cosa, un piccolissimo passo che questo Parlamento può fare per non farci ritenere vane tutte le battaglie di Walter. Walter De Benedetto è morto a 49 anni, era malato di artrite reumatoide da 35, era finito a processo, poi assolto per la coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso, rischiando 6 anni di carcere, nonostante in possesso di regolare prescrizione medica. Tutto quello che ho ascoltato, tutte le cose che mi ha detto sono state un insegnamento dall'inizio alla fine.